allora, in questo video volevo farvi un po' vedere come creare un astuccio con un semplice sacchetto di jeans che io non uso più purtroppo. Semplice sacchettino di jeans. Scusate un attimo che ho tanti bottoncini. E vi servirà solo questo giacchettino di jeans oppure qualsiasi altro vestito. Dei bottoncini da attaccare. Io userò questi un pochino più grandi. Questi bottoncini, un filo di qualsiasi colore voi vogliate, un ago e delle forbici. Allora, innanzitutto inizieremo con tagliare la manica. Allora, intanto vi inquadro. Mi sa che non mi avete sentito con le cuffiette, non lo so. Allora, vi inquadro qui sotto al piano da lavoro. Allora, incominciamo con il tagliare la nostra manica di giacchetto di jeans. Iniziamo da qua, un tessuto piuttosto duro, il tessuto di jeans, ma ce la faremo. Allora, io vi dico subito una cosa, non so come tagliare il video, quindi dovrete seguire più o meno tutti i passaggi che farò. Quindi non so proprio, non ho proprio idea di come tagliare il video, perché comunque ho la webcam incorporata al computer, quindi non ho la più pallida idea di come si faccia. Creeremo questo astuccio con solo la manica di questo giacchetto. Continuiamo a tagliare, anche se questa parte è un po' qui un pochino più dura. Non so quante volte potrai rivederlo. Scusate, c'è anche mia nonna qui. Capito? Non so quante volte potrai rivederlo. Ma per una volta che non lo vedi non succede niente. Allora, stavamo parlando di un programma televisivo. Poi, se non vi piace, fare un altro video come modificare i vostri vestiti. Se non vi piacciono oppure volete riutilizzarli in un'altra stagione, in inverno per esempio, potete comunque tagliare la manica del jeans. Io potrei anche riusarlo in estate, infatti credo proprio che lo userò in estate, perché in inverno non uso giacchetti di jeans, perché uso più giacchetti pesanti, sciarpe, eccetera. Useremo
bottoni, magari anche di vario colore per dare un po' di allegria a questo astuccio. Scusate se dovete aspettare così tanto che io taglio questa manica, ma purtroppo non posso tagliare il video, non sono ancora capace. Basta solo allargare le cuciture per avere un taglio molto più facile. Con il vostro ago incominciate a allargare le cuciture per avere comunque una cucitura molto più facile. Metto questo e incomincio a tagliare. Ecco qui, abbiamo tagliato la nostra manica. Mi inquadro per farvela vedere bene. Allora, con questa manica dobbiamo inquadrare la lunghezza comunque del nostro astuccio. Facciamo delle pieghe così delle nostre maniche. Qui segnerà l'inizio del nostro astuccio e incominciamo a metterci un ago. Ecco, qui segnerà l'inizio. Possiamo anche farlo facciamo largo così un astuccio, oppure un pochino più risicato. Ecco qui, iniziamo a tagliare la parte in cui abbiamo messo il segnettino. Facciamo conto che questo è un segnettino. Tagliamo qui. Qui allarghiamo le cuciture. Incominciamo a tagliare qui. Superato il pezzo di la fascia di jeans dovrebbe essere più facile, infatti sta diventando un pochino più facile. Abbiamo tagliato la nostra il nostro abbiamo asportato il nostro pezzo, questo qui abbiamo asportato questo pezzo di manica in questo modo, questo pezzo di manica, e asportiamo questo pezzo che a prescindere deve essere asportato. Aiutiamoci con una penna, adesso vado a prenderla. Possiamo aiutarci, ecco, vedete, con una penna a segnare il punto in dove vedete dovete tagliare. Io ho segnato con la penna dove devo tagliare. Prendo qui innanzitutto, continuo. Allora si taglia. Thank you.
scusate se zoom un pochino, ecco, un pochino zoomato. Così avrò un lavoro molto più facilitato. Portato anche il nostro pezzo, il nostro secondo pezzo, e abbiamo la lunghezza del nostro astuccio. Allora prendiamo innanzitutto le due queste cuciture qui maggiori, però se non ci piace questa parte inutile, adesso la tagliamo. Pieghiamo bene. Asportiamo la parte, la piccola parte in cui avanza. Allora, il nostro astuccio dovrà essere cucito qui e qui. Arriviamo fino a un certo punto, segniamo il nostro punto a cui arrivare, perché poi a una parte dovrà essere tagliata e piegata per poi essere aperta come il nostro astuccio. Allora, potete asportare questa parte e farlo diventare più basso. Io lo uso come busy case per mettere i trucchi. Allora, innanzitutto prendo il mio ago, scusate, eccolo qui, prendo il mio ago e dentro ci metto il mio filo rosso. L'ho scelto perché, dite perché l'hai scelto rosso? Perché rosso è il mio secondo colore preferito. Infiliamo nel nostro ago. Cominciamo a cucire questa parte. Dare un po' di vivacità al nostro astuccio. Ecco. Ecco qui. Andiamo avanti con la nostra cucitura. Questa cucitura in questo stile un po' punti di ospedale, perché i punti sono fatti così, non scherzo, allora scherziamo su questa cosa, e sono fatti un po' così, vedete, che fanno il giro così in questo modo, è un po' simpatico secondo me. Thank you.
qui